perché è quella che ci ha sponsorizzato, soprattutto ha pagato il mio assegno di ricerca, quindi per me era importante. Ecco, questa sono io, io e la mia femminilità, e questo che ho in mano è un quadrato che mi sono sempre portata in acqua, perché avere una superficie standard, cioè una superficie di riferimento, diciamo, è importante, ecco, quindi perché appunto ci permette di avere una superficie su cui poter lavorare e indagare. Questa è la Posidonia, stiamo però già, diciamo, come dire, stiamo già scendendo, ci stiamo già immergendo. Considerate che la Posidonia, che è presente nel SIC di Capoverta, supera oltre i 30 metri di profondità, quindi questo vuol dire che le acque qui, diciamo, l'acqua di questa zona, l'acqua del SIC, è estremamente limpida. Tra l'altro, vedete, diciamo, questi sono tutti cordoni, questa Posidonia si chiama cordoni ed indica una forte presenza di correnti, no? Che inducono, diciamo, la formazione di questi cordoni di Posidonia. Vabbè, qui stiamo già cominciando a scendere, chiaramente la Posidonia comincia ad essere sempre più rada, e vedete qua, cominciamo a vedere quelle alghe rosa di cui parlavamo prima, e tutto quello che poi ci cresce sopra. Questo appunto è il coralligeno di casa vostra. Vedete, ora queste rosse sono le cosiddette patate di mare, sono tunicati, estremamente interessanti. Questa è una spugna molto particolare perché mangia la roccia. Vabbè, adesso non sto a dire, però insomma, ecco, vedete che tutto quello che è colorato è comunque vivo, no? Quindi che siano alghe o che siano animali. E queste sono gorgonie, quindi i nostri coralli. Quindi sono gorgonie rosse, tra l'altro, diciamo, sono appunto anche questi indicatori biologici, quindi estremamente importanti. E vedete che sono, diciamo, in perfetta salute. Qui vedete che si comincia a vedere sempre meno, nel senso che qua la luce comincia ad essere un po' meno intensa, e quindi stiamo già intorno ai 40 metri, 50 metri di profondità. Vedete quante gorgonie ci sono? Vabbè, questo è un pauretto che ci saluta. E vedete tutti questi animali con i pori, sono tutte alghe, sono tutte spugne, scusate. Queste sono le cosiddette margherite di mare, quelle che vedevamo prima, e questa è la cosiddetta Xinella polipoides, quella spugna di cui parlavamo prima. Questa è una donzella che ci accompagna un po'. Ecco.